Pesa con due macchine in presa. Si vede che è pesante questo treno, porta lamiere in rotoli, sono belli e quelli con la copertura telescopica, sia italiani che tedeschi, austriaci o svizzeri, sono sempre i carri tipici degli anni 80 che mi piacciono di più rispetto a quelli col telone, telonati. Con l'apertura telescopica sono sempre quelli che mi piacciono di più in assoluto, che poi quelli italiani erano grigi. E credo che siano ancora grigi. Una volta grigio argento, poi dopo ho fatto un grigio perla. Ma sono, in realtà sono andati con il grigio argento. Era una novità assoluta come colorazione per i carri all'epoca, che erano tutti rosso vagone. E invece quelli tedeschi sono rosso vagone. Cioè all'epoca, adesso sono rossi, se ci sono ancora. Quelli svizzeri erano, mi sembra, grigi, mi sembra. Quelli austriaci erano di un marrone molto scuro. Beh, comunque adesso sta perdendo il regionale l'S1 per Milano-Bovisa, da Lodi. Tutto materiale comprato dalle Ferrovie Nord, Milano, TSR, molto comodo. E spesso senza graffiti. Basta, questa è l'ultima treno della serata. Grazie della visione e buona serata a tutti.